Ciao amici da Bolzano, siamo qua oggi con Davide Vivenzio che è qua con noi perché mi chiama l'altra sera, mi fa: Alex, Alex, corri perché ho tre nuovi streamer per Trotalago da farti vedere. A questo punto lui è una delle leve giovanissime che ci sono appunto in Alto Adige, fa parte del Circolo del Trisarco, che poi fate anche gare di Nazionali, sì. nazionali di pesca Mosca Lago, uno dei più giovanissimi. Stiamo con Davide Vivenzio per questa incredibile prova sul morsetto Morsetto. e per costruire degli bei Dei bei streamer che mi streamer. hanno reso anche gli italiani quest'anno dei bei risultati. State con noi, Davide Vivenzio, Alex Loser. Amici di Starfishing TV, benvenuti oggi a questo nuovo appuntamento con la costruzione. Ieri sera ho chiamato Alex per dirgli che avevo tre nuovi streamer da fargli vedere che mi hanno reso tantissimo alle gare provinciali e nazionali. La prima mosca che vi farò vedere è una reverse nera e adesso andiamo a vederla. Per costruire questa mosca utilizzo un amo del 10, dove adesso metterò del piombo del 02, qualche giro non serve tanto. Se si utilizza del piombo più leggero, ovviamente si fanno più giri. Se si utilizza un piombo più pesante, come in questo caso, se ne utilizzano meno perché altrimenti il corpo non viene bello. Anche perché utilizzando code comunque nel lago affondanti non serve mettere tanti giri di piombo, l'importante è che facciano solamente un po' di corpo. Ci metto su un po' di attack per fermare il tutto. Adesso utilizzo il filo di montaggio giallo, perché poi utilizzerò il tinsel oro e quindi è molto più bello anche esteticamente, perché nel caso in cui il corpo si rovinasse, almeno diciamo più o meno il colore rimane lo stesso. Beh, lo blocco con un paio di giri forti, taglio l'eccedenza. Adesso, per fare un po' la conicità del corpo, utilizzo il filo di montaggio per arrivare allo stesso livello del piombo. Quando l'ho raggiunta vado avanti e lo faccio la stessa cosa dall'altra parte. Adesso utilizzo il tinsel oro per fare il corpo. Qua davanti, anche se non è perfettamente la conicità, si può fare col tinsel tranquillamente. Ora vado a bloccare, poi taglio l'eccedenza. Adesso, per fare la coda di questa mosca, dove utilizzerò il marabù nero, dovrò metterla qualche millimetro più indietro dell'occhiaio dell'amo. Per fare meglio questa operazione, io giro l'amo e lo metto praticamente al contrario sul morsetto. Facendo questa operazione bisogna stare attenti a non arrivare al corpo in tinsel, perché poi si romperà tutto e bisognerà ricominciare la nostra mosca da capo. Di solito io ne utilizzo un attimino un po' di più del consentito, però poi basterà un attimino tagliare o comunque ridurre le fibre per ottenere l'effetto che vogliamo della mosca. Per ottenere anche un effetto più bello, io di solito prima di mettere sulla mosca il marabù, taglio il calamo. Poi, per costruire senza avere questi peli che mi danno fastidio, cosa faccio? Prendo con un po' di saliva, bagno, in modo che venga tipo un cordino.
Questo qui mi aiuterà molto poi in fase di montaggio, perché, perché sembrerà come ho detto prima, un cordino e non mi darà fastidio, come invece succederebbe tenendolo normalmente. Infatti, se avete notato, l'operazione è già fatta. Ora noto che le piume sono veramente troppo lunghe per l'amo. Allora bisogna, prima di tutto, blocco un attimino la coda, un po' di più. E poi non bisogna mai tagliare quelle fuori, diciamo, bisogna strappare con le mani, perché terrà l'effetto naturale della piuma. Per avere un attimino più di attrattiva per la mosca, utilizzo il flash blue dorato. Io di solito lo piego in quattro in modo da avere due fili da una parte e due fili dall'altra. Questa operazione è un po' delicata, bisogna farla con calma, non c'è fretta. Ora, per ovviamente è troppo lungo, bisogna tagliare a livello della coda di marabù, che è più o meno qui. Giunti a questo punto si potrebbe girare, però per tenere la coda a livello in questo modo, in modo che non si attorciglia all'amo e così, c'è una semplice operazione che si può fare: prendere la mosca, la coda, e fare anche un paio di giri così, dietro la coda di marabù, in modo che, come potete notare, la coda stia in questo modo e non si andrà mai ad attorcigliare attorno alla punta dell'amo. Adesso volendo si può o girare e fare un altro paio di giri, oppure si può prendere l'attack o qualsiasi altra colla per bloccare e si fanno due giri. E si taglia il filo di montaggio. Adesso si gira la mosca. E sempre per avere un attimino più di attrattiva, o comunque anche per completezza, sì, per fare la testina della mosca utilizzerò il filo di montaggio rosso fluo, in modo da coprire tutta la testina fatta in precedenza con il filo di montaggio giallo. Dopo aver fatto un po' di giri taglio l'eccedenza e sempre con la colla la blocco il filo di montaggio e taglio, e la mosca è finita. Questa mosca qui mi ha reso tantissimo, soprattutto messa sul bracciolo e sulla coda slow, cioè una coda intermedia slow, cioè che si ferma, diciamo, non oltre il metro e mezzo, due metri di profondità. Volendo si può utilizzare anche con altre code, io di solito la uso così. Mi ha reso molto di più pescando in superficie che in profondità.